Eccoci qua, cari amici. Fiera Auto d'Epoca a Padova, 24 ottobre del 2020. Dovrebbe essere il nono filmato questo, però chiaramente sto già perdendo il conto. Però ragazzi, vi faccio vedere così tracce di auto in esposizione. Guardate qua, questa è bellissima, fantastica. Opel GT. Eccezionale da brivido. Sono sempre stato un po' un appassionato di questa auto, soprattutto per i fari tondi dietro. Il prezzo è sui 10.000 euro, guardate qua, La gente la guarda con curiosità, chiaramente, anche perché ha il suo bel fascino, Eccola qua, siamo qua alla Fiera Auto d'Epoca a Padova. C'è qualche timida presenza qua, Qualcuno è entrato adesso rispetto alle 9 di questa mattina, che non c'era qua nessuno. Portiamo a casa questa traccia di esposizione. Guarda questa bellissima Opel GT, ripeto, sui 10.000 euro qua la vendita, un 1.900. E ci portiamo su questo altro angolino molto molto interessante. Guardate qua, abbiamo una Fiat Topolino, tra l'altro targata Trento, della mia città. Adesso ve la faccio vedere, abbastanza vissuta, abbastanza usurata, insomma, da sistemare, però insomma ha il suo fascino, Eccola qua, bellissima Fiat 500C Topolino da sistemare, ci sta. Eccola qua, la faccio vedere, qua è in esposizione, merita. Io la lascerei così, chiaramente, per mio gusto, la metterei così a arredare qualche garage. La dedichiamo un po' a tutti gli appassionati delle Fiat Topolino, delle auto datate. Ragazzi, guardate qua, una targa insomma che ricorda un po' la mia città, Eccola qua, molto molto bella, da lasciare così, chiaramente, E poi ragazzi, vi faccio vedere qua, la gente in questo momento sta osservando questa Fiat 127 targata con la città di Treviso. Eccola qua, bellissima. Vediamo un po' qua cosa dice. Non ne trovi una così, eccola. Farà tutti i suoi originali, cioè macchina sanissima, sempre possibile di trovare così. Non bellissima auto anche questa, queste macchine si tante prodotto. Ah beh, sì. Prende un po' di tempo a trovare sul mercato, ce l'ho. Ecco qua, insomma, la gente qua che sta trattando. E poi ragazzi, guardate qua, un'auto che la dedico all'amico Ulisse. Questa Fiat 850 Special, fantastica. Con questa colorazione anche. Mi sembra che del 66, eccola qua. Portiamo a casa traccia di questo angolino, appunto, di esposizione. Guardate qua, guarda qua, caro Ulisse, da portare a casa, targata a Milano, la tua città, tira fuori Escape e porta a casa qua, Ulisse, bellissima. Guardate qua, Fiat 850, mi è sempre rimasta nel cuore, io amo il faro tondo dietro, eccola qua, bellissima, targata a Milano, Fiat 850 Special. Poi guardate qua la 127 là dietro, bellissima anche questa, Siamo qua in diretta, qua, C'hai una voce conosciuta. Bravissimo, mi hai riconosciuto, sono io. Sì. Ecco qua, Come va le trattative? Abbastanza qua? È abbastanza calma. Abbastanza calma. Speriamo che si riprenda oggi e domani. Dai, speriamo. Le auto sono interessanti qua, Speriamo, dai. Ecco qua la Topolino e poi ragazzi, eccola qua, un'altra bellissima Fiat 600, anche questa da portare a casa. Guardate qua, Fiat 600, qua Toscana, Livorno, e anche questa va portata in memoria qua, Poi guardate qua con le sue belle porte a vento, eccola qua, Vediamo un po' di che anno è, del 1956. Una convertibile qua, eccola qua, dettaglio chiaramente, la freccia, la gomma così. Saluto Thomas che da poco ha preso una 600 e poi andiamo avanti qua, classica 500 che, questa la lasciamo a Giovanni Neri. E poi ragazzi, guardate qua questa
Fiat X19, anche questa la mettiamo in saccoccia. E saluto un signore che avevo conosciuto alla fiera di Reggio Emilia, mi sembra delle zone della Sicilia, che sta nelle zone di Ravenna, che appunto da poco tempo fa si è preso una tre versioni del 1003, una X19, guardate qua, eccola qua, vediamo un po'. Saluto Max, saluto Alberto Viani, è del 76 questo. Saluto Roberto Zaldi, Michelino, tutti quelli che commentano il canale, eh? Salutiamo Ercole, salutiamo Kevin. Guardate qua questa bellissima alfetta, anche questa, eh? GTV qua. GT, alfetta GT, 1600. Eccola qua, eh? Anche questa abbiamo portato a casa, questo report. Intanto che aspettiamo che venga Massimiliano qua, delle zone di Roma, che vuole conoscere il vecchio Marvel. Purtroppo manca la Zo. Così, questo è un po' il lato drammatico di questa fiera. Senza la Zo, insomma, ci manca un po' la sua chiacchiera. Ragazzi, appassionati di auto storiche, vi do un saluto dalla fiera Auto d'Epoca Pop. E voglio fare vedere per la Zo qua la mascotte, si chiama Mino, Le foto prima della vernice dura. Sei la mascotte qua, La macchina aveva sei la mascotte, bravo Mino, ecco qua la mascotte, spettacolo, ragazzi, vi saluto, alla prossima. Io vado Auto d'Epoca al Padova e quelli che hanno sfidato l'emergenza sanitaria, ciao a tutti, speriamo il prossimo anno sia migliore, ciao a tutti, spettacolo.